We're cool for the summer. Patatine e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi registro le cover del mio iPhone 6, che me l'avete richiesto in tantissime, sono mesi che ormai mi chiedete questo video e aspettavo a farlo perché mi dovevano arrivare altre cover e quindi ho detto vabbè, aspetto che mi arrivano le cover nuove e poi faccio il video. E quindi sono qui oggi per registrarvi questo video finalmente. Ho già registrato questo video delle mie vecchie cover dell'iPhone 6, quindi alcune le rivedrete. Se ve lo siete perso vi lascio nell'info box e qui in alto nelle informazioni il link al video dove potete cliccare e guardarlo. E quindi niente, iniziamo subito. Inizio col farvi vedere le prime cover che ho acquistato e che mi erano state inviate. Quindi la più vecchia tra tutte che ho comprato, quindi la prima cover che avevo acquistato appena preso l'iPhone è questa qua della Just Cavalli, della Puro, anzi firmata Just Cavalli. È in plastica semirigido, molto molto comoda perché non è estremamente grossa, cicciottosa, quindi è veramente molto molto comoda. Su eBay poi avevo acquistato questa qui dello Stregatto, perché come sapete io sono un amante di Alice in Wonderland, dello Stregatto in particolar modo, quindi questa è stata la seconda cover che ho acquistato, trovata su eBay, pagata mi pare 4 euro. Tanto carina, ma allo stesso tempo un po' scomodina per questo fatto qui, che quando mando le note audio c'è la plastichina che mi fa saltare il dito. Change Case Italy poi mi aveva inviato questo set di cover, tra cui la cover principale trasparente in plastica morbida, come potete vedere, dove all'interno potete inserire queste fotografie pretagliate. Sì, si dice pretagliate, a forma di iPhone, dove poi voi le andate a inserire all'interno della cover trasparente. Penso conosciate tutti questa marca, anche perché vabbè, chi ha visto il mio vecchio video le ha già viste queste qui. La mia preferita tra tutte è questa, perché mi ricorda la mia Kiki Kay. Poi vabbè, abbiamo tutte queste, che sono la Chiappa Sogni, Alice nel Paese delle Meraviglie, I Cupcake Me, vabbè, questa qui con i diamantini color pastello, questa qui sempre che adoro tantissimo, oro, nera e panna, questa qui di Dior, questa col lupo che mi piace veramente tanto tanto tanto, questa molto Tumblr con questi fiori violetti, questa qua di Chanel a forma di smalto, questa qua simile a quell'altra di Alice in Wonderland ma questa volta di Ariel, e per ultima questa qui che ho creato io con le mie foto. Queste qui invece sono di Emisfero Sud, che ho sempre creato io, quindi questa qui con tutte le fotine più belle insomma che avevo ai tempi racchiuse in questo collage con il cuore e una scritta, e poi questa qua con la mia facciuina e la scritta Gloria Fair con tutte le rose, sempre molto Tumblr anche questa. E queste qui sono di plastica rigida e molto molto comode, ma difficili da togliere. Sweet Cover invece mi aveva regalato questa qua, che adoro tantissimo, però molto molto difficile da portare, perché dopo un po' delle cover patacose mi stufo, quindi le cambio, poi magari mi mancano quindi le rimetto, quindi diciamo che più cover ho e più le giro. Questa qua mi piace tantissimo perché è tutta pannosa in silicone morbido, con queste applicazioni del mio mini pony, il fiocco, l'arcobaleno, il fimo, veramente molto molto bella. Tempo fa il sito Roba da Donna invece mi aveva regalato queste due cover che ancora, ahimè, non ho usato. La prima è questa qua con color violetto pastello, e c'è scritto: se non c'è nella borsa di una donna non esiste. È molto molto simpatica, e anche questa, sono così gnocca che mi chiedono la ricetta. Questa è fichissima. E queste qui sono morbide al tatto ma rigide, e non vedo l'ora anche queste di provarle. Creazioni Crystal Phone Case mi aveva creato questa cover in gomma morbida, come vedete sono attaccati veramente molto molto bene, e ci sono tutte queste applicazioni. Questa qua è una tra le mie preferite perché è veramente veramente super figa, e poi mi rappresenta al massimo come potete vedere, e c'è uno specchio, la borsa, il pettine, il fiorellone mega gigante, lo smaltino e poi tutti i brillantini. Questa è veramente bella e non è per niente scomoda questa. La Chic Low Cost invece mi è arrivata questa qui di Ariel, anche questa qui in plastica morbidissima come potete vedere, c'è Ariel tutta tatuata, quindi veramente super figa. La Shadow Style 4, che è una pagina Instagram insieme alle ultime che vi ho menzionato, mi è arrivata questa qui di Chanel. Questa qui invece è rigidissima, stracomoda ed è al tatto super super morbida, gommosa quasi, semplicissima. Questa nera opaca con la scritta Chanel, il simbolino di Chanel,
e come vedete è veramente aderente al telefono e sembra quasi di non avere la cover. Ultimo shop che vi menziono è Chic Chic 5, vi lascerò poi nell'info box tutti i link di queste pagine menzionate e sono tutte queste cover qua. Con Chic Chic 5 mi trovo veramente benissimo, sono cover veramente ben fatte. La prima che vi faccio vedere è questa qui, è fatta in questo modo, quindi ha la chiusura magnetica con la L e la V qua sulla chiusura, e all'interno abbiamo, vabbè, la cover in sé con questa taschina e queste altre taschine qui, quindi è molto comoda se volete metterci dentro i soldi e portare solo il telefono con i soldi al vostro interno. Questa qui che l'avete già vista nel video precedente delle cover, che è quella di Moschino, infatti fa il riflesso, quindi devo stare attenta come la muovo. È super super mega faiga, anche questa è una tra le mie preferite. È super pataccosa, quindi non è una cover da tutti i giorni e non è per niente pratica. Poi ho questa qui a forma di profumino Chanel, quindi c'è questa placchettina con la scritta Chanel Paris e questa forma di plastica semi rigida. Questa qua è una di quelle cover che ho utilizzato più spesso perché è super super comoda, anche se magari non sembra, però è veramente molto molto comoda. E c'era anche la catenella che però ho tolto perché mi dava fastidio, quindi c'è proprio una catenella anche da poter portare a tracolla il telefono proprio. Ultime due cover invece abbiamo queste qua. Questa qua di Starbucks che è silicone morbido e anche questa l'ho portata tantissimo ed è super comoda anche se non sembra, e ho visto quella per l'iPhone 6 Plus ed è veramente enorme, ce l'ha la mia amica Angela, però ce l'ha fatta in modo diverso, ha il bicchiere di Starbucks fatto quello a mo' di caffè, non quello con tipo frappuccino con la panna così. E per ultima violetta, anche questa qui la bravavo da tantissimo tempo, l'unica pecca è che si è staccato si stacca il fiocchettino, che come vedete è incastrato, praticamente non è incollato. Ho provato a incollarlo con tutti i tipi di colle possibili e immaginabili, si continuava a staccare, quindi quando lo utilizzo senza il fiocco così non lo perdo perché mi piace tanto, però quando non lo utilizzo ce l'ho appiccico sopra. Molto molto bella, come vedete c'è anche baffettini e super super pucci e tenera. Basta, queste erano tutte le mie cover, spero che questo video vi sia piaciuto e finalmente l'ho girato, so che eravate in tante a volerlo vedere. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao patatine e patatini!